Guardo Mario Dell'Antura, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Intanto complimenti perché è un bel concerto. Ecco, partiamo da qua, gli Antura. Ecco, perché questo nome e un po' se ci vuoi raccontare da dove venite e la vostra storia. Certamente, grazie per i complimenti innanzitutto. Noi, il nome Antura è un... l'abbiamo noi inventato, cioè un neologismo, e Antura appunto perché poco fa. Poco fa, quindi Antura significa... Antura, Antureggia, come si dice in molte parti della Calabria. Poi ovviamente abbiamo messo l'H davanti per dargli uno stile diverso, quello vuol dire appunto dal dialetto calabrese poco fa, un attimo fa. Noi proveniamo da Pitiepoli Castro, in provincia di Crotone, ormai da 14 anni, giriamo in lungo e in largo per portare il messaggio di una Calabria piena di risorse ovunque, non solo appunto in Calabria ma anche nel resto d'Italia. È un progetto che dura appunto da 14 anni, abbiamo all'attivo 4 lavori discografici, una serie impressionante di concerti, sperando ancora di continuare, soprattutto in questa zona che quasi ci sta ospitando ormai da tanti anni. Questo lo dico grazie agli enti locali, magari soprattutto al nostro promoter Mimmo Porcino, che ha creduto in noi da ormai 5 anni. Ecco, nelle vostre canzoni si racconta un po' la storia, no? La storia della gente della Calabria, ma tutta la Calabria racchiude i vostri canti, cioè voglio dire le tradizioni non solo di Crotone ma anche Reggio Calabria, insomma Catanzaro. Sì, certamente, ovviamente. Cosenza pure. È una musica che racchiude tutta l'intera Calabria, ma noi ovviamente ci dedichiamo al nostro territorio perché il principale, il principale atto tramite il quale noi facciamo sì nello stremo è il nostro dialetto, che è molto ben diverso dal dialetto catanzarese, dal dialetto reggino e dal dialetto cosentino. Quindi tramite questo veicolo che è il dialetto riusciamo anche a portare un pezzo del crotonese, del marchesato crotonese in tutta la Calabria. Noi abbiamo avuto modo di ascoltare attentamente le vostre canzoni, sono molto impegnate sia musicalmente che nel testo. Noi, canzoni che scrivete voi anche sì, come nel testo? La maggior parte sono musiche, testi e musica degli Antura. E un po' impegnati perché noi sin dal nostro nascere abbiamo voluto legarci al nostro territorio e raccontare il nostro territorio. E non vogliamo, tra virgolette, fare il copia e incolla come purtroppo esiste attualmente, perché fare il copia e incolla di una musica reggina con un organetto e il tamburello la possono fare tutti, ma credo che io da Crotone, se vengo da Crotone e faccio le terzine della tarantella non mi crede nessuno, perché a Reggio ci sono gruppi emeriti che fanno questo tipo di musica. Canzoni impegnate perché comunque abbiamo voluto tracciare i nostri testi dall'humus della nostra terra, dalle origini di Petilia e dalla storia che ha vissuto Petilia e l'intero Marchesato. Facevamo canzoni anche religiose che poi nel corso degli anni abbiamo tralasciato perché hanno fatto spazio alle nuove canzoni, però una canzone, per esempio la canzone della Santa Spina, racconta il terremoto del lontano 1782, altre canzoni come Corrì all'anno 47, un tracciato storico di un evento che è successo nel 47, il 13 aprile, prima dei fatti di Fragalà. Cerchiamo con questo di riportare alla luce anche cose non mai raccontate e mai conosciute, tant'è che il nostro ultimo lavoro discografico si chiama appunto Storie mai contate. 14 anni, dicevi prima dal palco, 14 anni di vita degli Antura, sempre con gli stessi musicisti, insomma voglio dire, si sa che a volte cambiano spesso, no, i musicisti? I musicisti cambiano e sono cambiati nel corso degli anni, sono cambiati a giro 5-6 volte, ma questo è un elemento di... E non solo di novità ma di crescita, perché noi siamo 8 componenti, 4 siamo, 5 siamo di Petilia, 3 sono di Santa Severina che è un paese vicino a Petilia, 1 di Catanzaro anche se è sposato con una petilina. Abbiamo voluto allargare questa sfera e cambiare i musicisti nel corso d'anno perché nuovi innesti portano nuove idee,
portano nuove sperimentazioni, magari uno che proviene dal rock piuttosto che dal jazz o dal swing, questa miscellanea di diverse entità musicali ha portato nei corso anni a cambiare i musicisti, perché purtroppo poi ognuno nel corso della vita ha i propri problemi, alla propria famiglia, e non può dedicarsi ovviamente alla musica, perché ognuno di noi ha un mestiere, una professione, non lo facciamo questo per professione, lo facciamo per passione, perché appunto tutti singolarmente abbiamo una professione, un mestiere, però una passione che ormai ci contraddistingue da 14 anni e che ci emoziona sempre di più. Questa sera a Marina di San Lorenzo era prevista almeno 1000 persone, però purtroppo il maltempo ha fatto in modo che in qualche maniera questa festa venisse rovinata. Comunque voglio dire, gli Antura ritorneranno, ecco, i vostri progetti futuri, almeno per quest'estate? I nostri progetti futuri ci vedono ovviamente impegnati nell'intera Calabria, ma come dicevo prima, Reggio ormai è diventata la nostra seconda patria. E l'11 saremo a Delia Nuova e poi cominceremo un altro tour sempre nella provincia di Reggio con Viaggio Mediterraneo, che è un progetto che stiamo conducendo da 3 anni con Battaglie e Miseperi, con altri amici, e che è realizzato e prodotto da Mimmo Porcino. Vi ripeto, Reggio ci vedrà impegnati dal giorno 11, ma non ricordo tutte le date, nella provincia di Reggio il 18 mi va a Bova Marina, il 22 saremo a Scilla, il 29 a Gambari, e ci sono altre date, molte delle date noi li facciamo nella provincia di Reggio, cioè magari non siamo profeti in patria, perché nella provincia di Crotone forse rispetto a Reggio saniamo poco, però Reggio ci sta ospitando con grande calore ormai da 5 anni, ne siamo orgogliosi. Un bel gruppo, quindi voglio dire, anche le vostre canzoni che abbiamo avuto modo di ascoltare. Niente, io ti ringrazio per la tua gentilezza, questa intervista che ci hai concesso. Noi naturalmente vogliamo, se tu puoi, fare un saluto ai nostri amici telespettatori Telemeriti. Allora io vi ringrazio ovviamente per l'accoglienza, per questa intervista, perché ci consentirà di far conoscere gli Antura sempre di più in questo territorio. Ovviamente vi ringrazio, un saluto a tutti gli ascoltatori, radioascoltatori e spettatori di Telemelito e Telebova Marina. Grazie a voi e buona estate a tutti.